esempio facile da capire di come Dio si toglie realmente, praticamente di mezzo, ma c'è uno e trino. Dio agisce come una vera e propria potenza assoluta. Essa affida realmente al ciclo 10, di 10 unità, tale rappresentazione assoluta. Questo 10, attivando solo se stesso una o n volte, attiva ogni potenza, anche di 0, da 10 elevato a 0 uguale a 1, a 10 elevato a n infinito, come l'universo. 10 elevato a n è l'azione diretta e totale di Dio. Ma noi non possiamo vedere l'azione, se non sulla base dell'azione uguale e contraria, perché è fondamentale il terzo principio della legge dinamica chiamato di azione e reazione. Tutto è assoluto, ma noi, per vederlo in modo relativo, dobbiamo scorporare dallo zero la sua parte inversa e, sulla base di essa, noi poi vediamo positiva la parte reale. Ora, dato che l'azione è la potenza, sempre sulla stessa base 10, l'azione uguale e contraria è il logaritmo decimale di tutte le potenze, sempre tutte basate sul 10. In tal modo, l'azione generica 10 elevato a n, che determina l'infinita quantità n dell'universo, secondo proprio il criterio quantitativo della nostra natura quantitativa, nell'ipotesi quantitativa di Planck. Ebbene, l'azione generica 10 elevato a n è osservata sempre in modo uguale e contrario come il logaritmo decimale di 10 elevato a n, che è uguale a n. E in tal modo, osservata nel modo opposto alla potenza 10, la potenza 10 è tolta di mezzo. Tutte le indicazioni che allora abbiamo nel mondo sono sempre indici della base 10 di Dio, sempre quella, che però si toglie di mezzo perché noi non vediamo direttamente la potenza, ma in quell'operazione inversa alla potenza basata sul 10, che è il logaritmo di 10, che toglie di mezzo la potenza. In tal modo, l'universo dei numeri, 1 più 2 più 3 più 4, insomma n, l'universo di tutte le quantità, tutte aventi il 10 come loro base, ed è quel 10 del ciclo che due secoli fa la fisica riconobbe come il ciclo di ogni unità della fisica. Ebbene, è osservato in sé, come tutto l'universo quantitativo. Esso, essendo un indice, una indicazione, si basa sempre sulla base 10, essendo l'universo sempre una pura indicazione delle volte in cui 10 si attua. Ma, osservandola l'uomo in una pura creazione quantitativa di tale Dio uguale di 10, uguale anche formalmente Dio alla dimensione 10, egli quanto più appare sapiente, tanto più compie un peccato orribile rispetto proprio alla pura intelligenza umana. Il peccato è quello di credere che non esista una base assoluta, quantitativa, una e trina, preposta a tutto ciò. Una e trina proprio come quel divino fondamento rivelato da Gesù Cristo. Ossia, non crede che 10 elevato a 0, ossia 1, è uguale a 10
per il suo inverso 10 elevato a meno 1. Questa è una verità matematica assolutamente incontestabile, ma quando essa è affidata a un 10 che ha valore assoluto di ciclo, sempre uguale in tutte le unità della fisica, allora questo fondamento assoluto, unitario, diventa proprio lo Spirito Santo dell'unità, che è uguale al Padre assoluto creatore di ogni cosa, uno col suo Figlio come la causa assoluta lo è in relazione al suo effetto assoluto lo è. Ma se un povero di spirito lo intuisce e crede per la bontà di Dio che parla ai poveri di spirito a quanto ha detto Gesù, cioè che il fondamento è uno e trino, composto di tre verità assolute, che sono proprio queste quantità numeriche che io vi sto rilevando, e che, badate bene, ha rilevato anche la scienza due secoli or sono, quando volle e ritenne ideale, giusto, perfetto, che tutte le unità della fisica avessero una dinamica in un ciclo 10 che le riguardasse. Ebbene, se un povero di spirito lo intuisce per pura fede in chi ha detto che questo fondamento è uno e trino, e crede in Dio, ossia che esista un fondamento di verità una e trina, allora è guardato dai presunti sapienti come quel poveretto, che invece sono solo essi, il campione di tutti costoro è l'astrofisica Margaret Hatch. Essa afferma che Dio non c'è, ma ci sono tutte le quantità uguali ai puri indici numerici della base 10. Senza sua colpa, ella è voluta da Dio come il campione di quella scienza spocchiosa che creda esista l'indice della potenza senza la potenza, senza, dato che essa si toglie di mezzo, consentendoci di osservare ogni cosa in modo uguale e contrario dal fondamentale ordine dato dal fondamento di ogni cosa Dio ad Adamo, dicendogli: rinuncia, non volere il possesso, non mangiare una mela. Lo aprì al comando di una natura devolutiva in cui bisogna rinunciare ad ogni cosa, come fu costretto il popolo di Dio quando uscì dalla terra d'Egitto nel suo esodo e dovette rinunciare in una vita intera trascorsa nel deserto a tutto il benessere che c'era prima in terra d'Egitto e che non poteva essere valutato se non da coloro che in terra d'Egitto erano stati fortunati, perché erano stati maltrattati, perseguitati da Faraone. Il vero beato in questa terra d'Egitto, in cui ognuno di noi è progettato da Dio, è chi ora è un povero di spirito, è un poveretto, è uno che crede in Dio, che crede nel fondamento vero di tutte le cose. Coloro che invece, sapendo bene che ogni quantità è solo il frutto di una base 10 che si moltiplica una o più volte con se stessa per determinare il numero in un indice di quella base, ma poi vede nel modo uguale e contrario quello logaritmico decimale che toglie quella base, non si rende conto che questa base esiste e che la scansione decimale di tutte le quantità che esistono in natura sono proprio la prova di questa quantità che esiste. Ebbene, usano la loro scienza quantitativa organizzata in decine, organizzata in unità tutte nel ciclo 10,
sostenere che questa base 10 di Dio non esista. Sono veramente l'esempio di una scienza voluta da Dio, proprio come la scienza spocchiosa dell'uomo, che credendo solo come un baccalà nelle cose che vede, non è capace di rendersi conto che le vede solo in base a un processo di acquisizione perfettamente uguale e contrario. E se è un grande filosofo che osserva nel mondo come domini Satana, arriva a dire che in questo mondo Dio è morto, mentre invece la verità assoluta, sostanziale, profonda, è che noi vediamo questa azione rivolta in avanti nelle forme della materia e della elettricità solo sulla base contrapposta della retrocessione nel tempo del magnetismo e dell'antimateria. Questi imbecilli della ragione, pur sapendo che esista il principio fondamentale di azione e reazione, seguitano a credere solo in quel mondo unilaterale dominato dalla evoluzione. Non c'è un solo scienziato che si opponga alla visione evolutiva del mondo. Credono tutti nel Big Bang, credono tutti nel prima e nel poi, senza capire che in assoluto esista un progetto interamente completo, organizzato da tutti i modi di porsi tra l'essere e il non essere, che determina un infinito sistema onnipotente che comprende ogni possibilità e che a ciascuno è dato di impersonarsi in una di queste possibilità. Schiavo oggi di questa attribuzione divina di ciascuno nella sua storia, ma con una promessa, con una terra promessa, avrai un esodo. L'esodo sarà quando uscirai da questa vita. La terra promessa sta solo fuori da questa terra d'Egitto. E l'uomo, dopo 2000 anni di cristianesimo che ha insegnato proprio questo, è ancora portato a lottare disperatamente per questo mondo come se esso fosse l'unico mondo. No, questo apparente farsi è solo l'immagine uguale e contraria di quel disfarsi che esiste già ora, e già ora Dio porta tutto il mondo reale nel suo eterno prima, fino a quando esso esiste tutto in pura potenza di un disegno dello spirito. Solo a quel punto ciascuno di noi, ritornato veramente in quella terra promessa in cui scorrono latte e miele, ossia in quella condizione del dominio assoluto di quella onnipotenza tra l'essere e il non essere, solo allora l'uomo è in grado di superare questa costrizione che oggi il sistema fa all'essere, perché lo crocifigge in tutti i possibili soggetti esistenti. L'uomo oggi, ogni uomo reale, è soltanto, esiste soltanto nell'essenza dell'attività di questa base 10 di Dio che opera e che determina già in base a se stessa il suo contrapposto, quel decimo che è tale nel figlio. Ma è attraverso il figlio che il sistema Dio vincerà, perché delega a ciascuno di noi, oggi schiavo in questa terra d'Egitto,
qualcuno avrà per come ora avrà bussato. Lo scopo finale della vita è uscirne avendo formato quel Dio della personale salvezza che è la personale salvezza. Se io ho ricevuto questa croce, il mio Dio vero e autentico è quello che fa uscire me da questa croce. Non c'entra per nulla con chi ha un'altra croce. Il rapporto tra Dio, Padre e Figlio è diretto, riguarda Padre e Figlio. E ciascuno che è stato calato oggi nell'esistenza, con la croce che ha avuto nella sua esistenza, è costretto, è tenuto a fare i calcoli proprio in relazione al suo contenuto di giudizio di quello che ha avuto. E alla fine della vita dirà: ho avuto questo e mi sta bene. Ma per scendere da questa croce a me manca questo, 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 questo. Sarò io a dire che cosa mi manca. E io lo avrò quando, entrato nella potenza divina di quello che la fede oggi dice sarà il futuro indiamento, il mio spirito potrà superare il limite della mia persona attraverso il bene che oggi esiste in tutta la composizione possibile e immaginabile della vita, ma è nelle vite altrui. Allora io sarò veramente libero, quando potrò gioire del bene che è stato dato agli altri, senza più fare alcuna differenza tra quanto sia mio e quanto sia di un altro. Noi usciremo da questa situazione momentanea, ma questo è il cammino esatto di chi è lungimirante. Non quello di questi scienziati spocchiosi che, essendo all'interno di un ciclo osservativo che ti mostra solo l'indice, ti dice che esiste solo l'indice, quando proprio si rende conto che invece non è così, perché tutte le sue unità di misura sono state stagliate nel ciclo 10, tanto che il ciclo di ogni unità di misura della nostra fisica è proprio tenuto a osservare questo ciclo divino, 10. Osservarlo in modo che trascende la sua base. E noi, vedendo questo nostro mondo, dobbiamo sapere che esiste un mondo che lo trascende, è proprio quello che si rifà alla base su cui questo mondo reale si afferma come reale. Questo mondo reale deriva da quello immaginario e non viceversa. L'universo deriva dal nostro spirito e non viceversa, perché le quantità, quando sono viste secondo un certo software, possono portare, e abbiamo gli esempi oggi, i dati numerici di un DVD ad apparire come l'immagine di un mondo che esista concretamente, che abbia uomini, persone, cose, pensieri, idee, valori, virtù. Tutto è riducibile al numero fissato nel DVD. Ma all'interno di quel DVD non esiste il sentimento, non esiste la passione, non esiste quella vita per come ci appare, non esiste l'universo per come ci appare. Ma questi grandi scienziati che studiano di usare dalla visione dello spirito, che lo spirito ha di questo sistema quantitativo, non il sistema quantitativo, ma come esso è visualizzato dalle facoltà della nostra mente, credono di essere studiosi oggettivi, ma sono soggettivi. Hanno proprio la pecca delle cose che invece attribuiscono agli altri. Credono
flusso che li porta a vedere atomi, particelle, uomini, persone, quando essenzialmente sono solo numeri, 1 e 0, essere e non essere, un puro progetto, come un DVD, che però può essere formalizzato. Questi scienziati, pur sapendo che tutto ciò è vero, tanto che esistono gli esempi, partono dall'osservazione, frutto della loro mente, e la pongono a Dio di verità, e cercano di captare le onde che vengono dalla memoria del Big Bang, cercano di trovare tutto in questa forma assunta per via dello spirito, mentre invece chi crede in Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, in questi numeri che sono la base di ogni cosa, è veramente chi crede alla verità, all'essere e a non essere, e non alla rappresentazione umana che noi ne facciamo. Quindi questa è la vera prova di come Dio costruisca tutto sulla sua base, ma si tolga veramente di mezzo, e di come chi, nonostante sappia che il nostro mondo è complesso, fatto da parti uguali e contrarie, per cui esistono anche due divenire, uno di tipo fattivo e l'altro di tipo disfattivo, visto che vedono in atto solo il modello fattivo, rinunciando alla loro intelligenza come veri e propri idioti della ragione, desumono un andamento unilaterale dell'universo. Esiste solo l'evoluzione, perché solo quella vedono, incapaci di capire che invece la verità è proprio quel Dio affermato dalla religione, che ti toglie l'abito religioso.